Poracci, il gioco era Saints Row the Third, ma è conosciuto anche come Saints Row 3, e la diamo buona alle Orez. Con le risposte sbagliate mi avete fatto morire, e ne devo citare più di una. Tra le più originali abbiamo di sicuro GTA San Andreas Chicago, GTA San Diarreas e GTA Sanitari Andreas. Bravissimi, sono fiero di voi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Devo far ripartire le carovane. Bisogna liberare il sentiero a nord, ma ora è troppo pericoloso. Invece quella dopo, se hai... Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza un briciolo di obiettività. E ne vado fiero. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché per animare un po' il weekend della Santa Pasqua ho deciso di proporvi una di quelle classifiche che di sicuro farà discutere. Oggi infatti metteremo in ordine le console Nintendo dalla peggiore alla migliore, prendendo in esame però solo gli hardware casalinghi, e seguendo ovviamente dei parametri estremamente personali. La lista non ha nessuna pretesa né di oggettività né di obiettività e nasce dalla mia esperienza di gamer. Quindi oggi più che mai questo video è un invito a sentire la vostra opinione. Mi raccomando, non prendetevela se la vostra console preferita di sempre non è in cima alla classifica. Siate civili nei commenti, ma soprattutto smettetela di sperare in un GameCube mini e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Bene, il posto più basso della classifica è occupato per forza di cose dal Virtual Boy, l'unico progetto Nintendo che mi sento di definire, senza troppi problemi, realmente fallimentare, ma così tanto che probabilmente non dovrebbe essere neanche incluso all'interno di questa classifica. Eh sì, perché in realtà questo strano accrocchio proposto da Nintendo nel 1995 veniva pubblicizzato come una console portatile, peccato che al tempo stesso la console richiedesse di essere giocata da appoggiati su un piano. Capite che già dalle premesse non si partiva nel migliore dei modi. Il Virtual Boy era un progetto sicuramente graziato da un concept interessante, ma che non era supportato da una tecnologia in grado di realizzare appieno l'idea della prima console stereoscopica in 3D. Il risultato era questo visore estremamente limitato nelle funzioni, che proponeva un'immagine monocromatica rossa, il cui tratto distintivo era quello di nauseare un gran numero di giocatori dopo pochi minuti di gioco. La console fu un vero e proprio fallimento. Non arrivò mai in Europa e fu abbandonata a meno di un anno dal lancio per riporre tutte le speranze nel Nintendo 64. Io ho avuto l'occasione di provare il Virtual Boy da Super Potato ad Akihabara nel 2016 e confermo tutto quello che si legge in giro. Il Virtual Boy è un prototipo che fu spacciato per un prodotto finito. Ora, non odiatemi, ma in settima posizione metto Wii U, console che so che molti di voi amano alla follia e che sta venendo riscoperta da tanti appassionati di gaming. Concordo nel definirla una console sottovalutata, ma al tempo stesso, se le cose sono andate come sono andate, beh, c'è un motivo. Delle ragioni del fallimento della Wii U ve ne ho parlato in un video dedicato che vi consiglio assolutamente di recuperare, e per me il discorso rimane un po' quello fatto con il Virtual Boy, anche se con le dovute proporzioni. Il concept alla base della console è vincente, solo che l'hardware presenta troppi limiti tecnici e al tempo stesso neanche Nintendo sembrava intenzionata a sfruttare appieno le sue potenzialità. Se vogliamo, Wii U ha gettato le basi per quella che poi sarebbe diventata la Switch, e non è un caso che tanti dei suoi giochi sono stati riproposti sulla console ibrida. Se da un lato però su Wii U abbiamo avuto veri e propri capolavori, come Super Mario 3D World, che fortunatamente sono state riscoperte grazie alle riedizioni in HD, dall'altro Nintendo non è riuscita a valorizzare questo hardware neanche con una selezione di titoli degna dei suoi standard. Inciampi come Star Fox Zero, Animal Crossing Amiibo Festival, Mario Tennis, Mario Party 10 si pagano cari, così come l'assenza di un Metroid o un titolo Pokémon di rilievo fanno percepire un vuoto difficile da colmare. Però vanno riconosciuti anche dei meriti, sia chiaro. Ad esempio, la Virtual Console di Wii U e la sua retrocompatibilità con Wii la rendono l'hardware Nintendo definitivo per gli appassionati della storia della grande N. Saliamo di una posizione, ma scendiamo di una generazione prendendo Wii, una console epocale che ha rappresentato una vera e propria rinascita per Nintendo.
ma che in parte ha anche alienato una buona fetta della sua fanbase storica. E lì in mezzo c'ero anche io. Il successo di Wii fu una vera e propria ventata d'aria fresca in casa Nintendo. Dopo due generazioni passate all'ombra di Sony, con il successore del GameCube, si ebbe il riscatto della grande N, che tornava a dominare il mercato videoludico non solo nel settore portatile. E dirò di più, il concept alla base di Wii, il cui prototipo non a caso fu chiamato Revolution, era semplicemente geniale e metteva in mostra l'inconfondibile creatività che ha da sempre guidato ogni progetto dell'azienda di Kyoto. Non ce la faccio però a guardare con estrema nostalgia all'epoca dei motion control. Da una parte Nintendo si chiamò completamente fuori dalla corsa agli armamenti, proponendo una console tecnicamente inferiore alla concorrenza, ma poco importa se il fine è un altro. Il fatto è che l'idea dei motion control si è rivelata un'arma a doppio taglio e Nintendo ha fatto ben poco per rendere un'intuizione geniale una feature concreta e non semplicemente una moda passeggera. Mentre tutta l'industria spintonava per replicare la magia della grande N nel tentativo disperato di catturare quell'enorme fetta di casual gamer che si era avvicinata al mondo dei videogiochi grazie ai motion control, Nintendo massimizzò i profitti nell'immediato, non proponendo però una visione di gaming che aveva un futuro. I giocatori della domenica ben presto si stufarono della novità e i fan di vecchia data si ritrovarono una piattaforma sommersa da titoli casual e un'infinità di shovelware, un mare di pattume in cui era difficile trovare le coordinate giuste per valorizzare i veri capolavori, che c'erano, solo erano sommersi. Non dimentichiamoci però che all'inizio la Wii era retrocompatibile col GameCube, ospitò capolavori come Mario Galaxy e il suo seguito e introdusse il mondo al concetto di Virtual Console. A suo modo Wii fu una console fondamentale, purtroppo però lego al suo nome anche parecchi ricordi frustranti. Il NES fu la console che da sola risollevò l'industria dal crack economico e che seppe traghettare il mercato verso una nuova era del gaming. Da videogiocatore cresciuto negli anni 90 purtroppo non ho molti ricordi legati a questo hardware, ma la sua importanza è innegabile. Pensate solo che su NES videro la luce serie come quella di Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Ice Climbers. Vabbè, magari questa non è così fondamentale, ma avete capito qual è il punto. Vi basta fare un giro sull'app NES dell'NSO per rendervi conto di quanti capolavori ospitò la prima vera e propria home console di Nintendo. Il problema è che la generazione 8-bit non è invecchiata nel migliore dei modi e approcciarsi oggi, per la prima volta, a pietre miliari dell'epoca è un'esperienza che difficilmente potrà restituire l'entusiasmo originale. Chi visse in prima persona questo hardware probabilmente ancora oggi ha la pelle d'oca nel riprovare il primo Zelda, la trilogia di Super Mario Bros., i primi Castlevania e Mega Man, ma se non si hanno legami affettivi con questa console, beh, è difficile entrare in sintonia col gameplay. Non posso però non rimanere estremamente affascinato dalle idee geniali di gameplay che venivano tirate fuori in quel periodo storico, un vero e proprio testamento dell'approccio non convenzionale di Nintendo al videogame. Per la prossima posizione dobbiamo mettere in chiaro due punti. Il primo è che la generazione a 32 e 64 bit è invecchiata proprio male. E i primi motori poligonali oggi sembrano provenire direttamente dalla preistoria, altro che metà anni 90. Il secondo fattore è che io all'epoca ero un PlayStation Kid. Il Nintendo 64 lo scoprii solo molto dopo, in seguito. Ma nonostante questo ritengo comunque che il Nintendone sia una delle migliori console di sempre, e non solo Nintendo. Sì, è vero, ci troviamo di fronte a una console che non seppe tenere testa a Sony e PlayStation in termini di vendite, principalmente a causa di Nintendo stessa. L'azienda arrivò in netto ritardo rispetto alla concorrenza e fece delle scelte anacronistiche per l'epoca, decisioni come la scelta del supporto fisico delle cartucce, che la piattaforma pagò cara. Però è impossibile non riconoscere a Nintendo il merito di aver capito come la tridimensionalità andava implementata all'interno dei videogiochi, ed è assurdo pensare che il primo passaggio alle tre dimensioni di Mario e Zelda sia concretizzato in dei capolavori senza tempo. Qui non stiamo parlando di semplici esperimenti dal risultato finale fortuito, ma di vere e proprie intuizioni geniali che hanno tracciato la strada del futuro. Mentre la concorrenza non andava oltre i tank control, riportando gli stilemi del gameplay in 2D anche sulla terza dimensione, Nintendo schiaffò un bel analogico sul tridente e inventò il concetto stesso di sandbox, open world e free roaming.
Poi potete pensare che i giochi siano invecchiati male, che le formule siano state migliorate e perfezionate, ma è impossibile anche solo pensare di ritenere obsoleti capolavori come Super Mario 64 e Ocarina of Time. Eccoci sul podio e per il gradino più basso ho scelto la console più recente, Nintendo Switch. Un hardware che mi ha fatto innamorare nuovamente del gaming e che, sebbene sia solo a metà del suo ciclo vitale, per me è già una delle migliori console di sempre. Non credo ci sia bisogno di introdurre una console popolare come la Switch, soprattutto su questo canale. Per me, lo sapete, si tratta di un hardware fenomenale con cui Nintendo ha messo in piedi una formula imbattibile: far confluire due settori di mercato storicamente sempre ben distinti, quello delle home console e delle portatili. Nintendo ormai giocava con questo concept da diverso tempo, ma con Switch è riuscita per la prima volta a proporre una realizzazione concreta e funzionale di questa visione. E nel 2017 pensare di poter giocare a capolavori come Breath of the Wild, Skyrim e Mario Odyssey in portabilità era semplicemente fuori dal mondo. Oggi il mercato si è trasformato radicalmente, Switch ha tanti competitor con cui confrontarsi e sono sicuro che questo sarà solo l'inizio di una lunga linea evolutiva di hardware ibridi. Ci sono evidenti limiti e difetti del progetto, alcuni strutturali come Joy-Con, altri a livello software come la limitatezza del sistema operativo, ma nonostante tutto per me Switch rimane una console fenomenale che ha permesso a Nintendo di risorgere, ancora una volta, dalle sue ceneri. Secondo posto per il Super Nintendo, la prima home console che ho avuto dentro casa e a cui ho legato dei ricordi fantastici. Però non credo che questa posizione sia dettata dal fattore nostalgia, anzi, il discorso alla base è lo stesso del NES, ma questa volta per me ci troviamo di fronte a una console ancora oggi attualissima, la cui libreria non sembra essere invecchiata neanche di un anno. Con il Super Nintendo abbiamo avuto l'apice della grafica in due dimensioni e sebbene si iniziasse a sperimentare con le prime componentistiche pseudo tridimensionali come il Mod 7 o i protopoligoni del chip Super FX, il catalogo della libreria 16-bit scorre che è un piacere, a differenza di quanto accaduto con la prima PlayStation e Nintendo 64. Anche qui vi basta fare un giro sulla libreria dell'NSO per rendervi conto che anche scegliendo a caso, nel 99% delle casistiche vi imbatterete in un capolavoro. I Super Mario World, la trilogia di Donkey Kong, i JRPG di Square, A Link to the Past e Super Metroid. Non penso di dover dire altro. Ah sì, una cosa la dico, c'era anche il bazooka ufficiale. Ma io dico, che volete di più? Ed eccoci a un finale che è più scontato di un rumor su Switch Pro all'interno di una puntata del TG Poro. La migliore console Nintendo di sempre per me è e sempre sarà il GameCube. Sento di non avere abbastanza spazio a disposizione per esprimere adeguatamente l'amore che provo per questa console. Di sicuro in occasione del 20° anniversario dalla sua commercializzazione in Europa dedicherò dei video di approfondimento a questa macchina fantastica. Per ora vi dico semplicemente che per me il GameCube incarna l'idea di Nintendo del gaming e anzi è esattamente tutto quello che mi viene in mente se devo pensare al videogioco. Un hardware sicuramente sfortunato che nei primi anni 2000 partiva già sconfitto. Da una parte Sony faceva entrare i DVD nelle case di tutto il mondo, Microsoft entrava a gamba tesa con una Xbox potente quanto sgraziata e dall'altra Nintendo con la sua solita testardaggine proponeva una console buffa, carismatica, funzionale e potente il giusto. Un progetto che alla base aveva un unico imperativo: far divertire i propri utenti con i videogiochi. Anche il controller per me rimane uno dei migliori di sempre ed è giusto sottolinearne il layout unico e irripetibile, una scelta che si poneva in continuità con la decisione di Nintendo di portare avanti una ricerca del gaming semplice, immediato e alla portata di tutti, ma non per questo banale. All'epoca il pubblico rideva delle sue forme, si indignò di fronte all'estetica di Wind Waker, riteneva Mario Kart troppo lento e Sunshine l'ombra di Super Mario 64. E intanto si sbatteva la testa al muro per l'assenza di un GTA, di giochi adulti, una fissa che, come abbiamo visto con Kirby, è rimasta anche al pubblico di oggi. Ma andiamo avanti di 20 anni e improvvisamente tutti si sono svegliati. Il GameCube era un hardware indistruttibile e incredibilmente compatto per la potenza che ospitava. Wind Waker è considerato uno degli Zelda migliori di sempre, si spera che prima o poi torni in Mario Kart la meccanica del doppio pilota e Sunshine, Sunshine. Chissà però perché tutti richiedono a gran voce il ritorno di Eternal Darkness, Metroid Prime, F-Zero, Paper Mario e Smash Melee. Ve lo dico io perché, sono giochi immortali che sarebbero potuti uscire solo su una console come il GameCube, che adesso sta venendo riscoperta. C'è un motivo, insomma, se vi siete sentiti male all'annuncio di un GameCube mini, e lo capisco perfettamente. Anzi, al posto vostro avrei abboccato ugualmente. Lunga vita al cubetto. Per me
la migliore console di sempre. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere su quale sia secondo voi la console migliore di sempre. Mi raccomando, fate i bravi, non esagerate e soprattutto non arrabbiate. Noi ci vediamo lunedì, credo, con un nuovo video. Mi raccomando, passate una buona Pasqua seguendo i 3 precetti poracci. Fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto magnate duro. Io sono il Poro Game, Michele Cube, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Io sono il Poro...